Inizia il secondo tempo del Parco del Pollino, guidato da Domenico Pappaterra, il presidente dell'ente parco, riconfermata alla guida dell'organo gestore, l'area protetta Calabro-Lucana, dal 15 ottobre scorso dal ministro dell'Ambiente Corrado Clini, dopo l'intesa delle due regioni Basilicata e Calabria e i pareri favorevoli delle commissioni parlamentari. Ha tenuto a Palazzo Gallo, sede del Centro Servizi del Parco, una conferenza stampa per sintetizzare i risultati dei primi 5 anni di mandato e lanciare gli obiettivi futuri. Presidente, una bella soddisfazione questa riconferma, Presidente del Parco Nazionale del Pollino, per altri 5 anni. Allora, cosa ha fatto in questi 5 anni quando lei è arrivato e cosa ha in mente di fare per questi altri 5 anni? Ma intanto abbiamo fatto, credo, 3 cose importanti. Abbiamo ridato una credibilità a questo ente che era drammaticamente smarrita. Abbiamo dato le regole a questo territorio attraverso l'approvazione del piano per il parco, dopo 18 anni, anche questo è un risultato inedito, straordinario, adesso è in mano alle regioni, mi auguro che lo approvino rapidamente. Terzo, abbiamo recuperato con la comunità del parco, quindi con i sindaci, un rapporto che si era perduto, ma non attraverso azioni di poco conto, ma attraverso un grande sodalizio che si è realizzato. Oggi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rafforzare molto l'immagine di questo territorio, farlo conoscere di più. Il Pollino ancora è inesplorato, è conosciuto al 10-15% della popolazione italiana, quindi uno sforzo per farlo conoscere, perché chi viene poi qui da noi è un territorio del quale se ne innamora. Secondo luogo, l'ho detto in conferenza stampa, dobbiamo recuperare un rapporto col mondo agricolo. Gli agricoltori di quest'area nostra sono importanti, devono accompagnarci in questa scelta. Terza cosa, è un territorio dove ci sono tante piccole eccellenze annidate, poco conosciute, e noi attraverso la creazione di una banca delle qualità di questo territorio proveremo a tirarle fuori. Mi riferisco a piccoli imprenditori del mondo dell'accoglienza, dell'ospitalità, operatori economici, gente che lavora attorno ad associazioni, che opera nel mondo dei media, cioè c'è tanta vitalità che va portata su, va fatta conoscere, e questo è lo sforzo che proveremo a fare. All'incontro con i giornalisti hanno preso parte anche il direttore dell'ente parco Annibale Formica, il presidente della comunità del parco Sandro Berardone e il neocoordinatore del CTA, Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, il vicequestore Vincenzo Perrone.